Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo, cavoli, c'è la macchina che va a scatti, in questo 49esimo episodio della serie agricola sulla mappa de Grangiura. La nostra Charger va un po' a scatti, non so per quale motivo. Riusciamo a entrare qui? Ok, la lascio qui perché va veramente troppo a scatti e non mi piace questa cosa. Oggi, come potete vedere, c'è qui il nostro Fendt che è in vendita. Lo andiamo appunto a vendere, ho intenzione di tenerlo, però dai, siamo al termine della serie, lo andiamo a vendere per 102.000 euro. E qui dico, cavoli, quanto l'avevo pagato? Allora, abbiamo 310.000 euro, non credo di riuscirmi a comprare una cosa, però andiamo a comprarci il nostro Fendt 936 Black Beauty. No, forse riusciamo, eh. Sapete che dovrei riuscire, no, per 5.000 euro mi sa di no, guardate. Sono ribalt andremo a spandere il letame con l'IT Runner che costa troppo, ma non c'è nessun problema. Guardate che bestione, mamma mia, quanta, che cavolo è successo? Ok, dobbiamo alzarci perché eravamo giù sotto. Comunque, dovrei. No, basta venire qua davanti e in teoria ce lo alza sul sollevo. No, beh, ma non importa. Tanto abbiamo la zavorra. Ci siamo comprati finalmente questo bellissimo Fendt. Che tra un paio di giorni ci saranno quelli di default. Come vedete, l'ultima versione appunto ha la funzione delle ruote. Lo script che ci sarà nel 17. Penso che abbiate visto già qualche video dal 17. Ok, tirato sui lampeggianti. Vabbè, a sto punto direi di vendermi qualcosa perché non ho voglia di andare. Allora, cosa che non utilizzo più sicuramente sarà. Vabbè, la charger non ci dà niente. Per il generale. Direi di andare magari a vendere questo. Della rata non ci dà nulla. Sapete una cosa, vendo le due falciatrici a sto punto. No, vabbè. Ci dà di più il John Deere, quindi andiamo a venderlo. Ok, è così che mi posso permettere il IT Runner, colore bel nero. Ok, che ora ci andiamo a collegare la parte. Ok, zavorra la tiene giù un po' bassa, a quanto pare. Selezioniamo dietro l'IT Runner. Spero di avere l'etame a sufficienza. Mi pare di averne un bel po', però lo spero. Allora, già qui ho provato a collegarlo e è successo un casino perché. Vedete? Vedete cosa succede? Vabbè, lasciamo aperti gli add. Vabbè, noi lo spingiamo indietro, eh. Fantastico. Lo mandiamo di qua. Adesso ci giriamo noi. Comunque veramente complimenti a Giuca per questa edit perché ha veramente fatto. Beh, non soltanto per queste. Comunque fa sempre degli ottimi lavori. Spero che ci sia ancora nel 17, ma credo proprio di sì. Ok, forse ce la faccio. Oh, finalmente. Tanto che lui si prepara. Andiamo a Infarm, che ho già portato la JCB. Ok, siamo pronti. E si va in farm. Comunque questa visuale qui che è veramente fenomenale. È tipo una visuale, boh, dall'alto, tipo una visuale televisiva, diciamo. Le ruote, guardate, sentono veramente il peso. Siamo in visuale interna ora.
Allora, spero di aver lasciato aperto i garage. Cioè i garage, i cancelli, scusate. Ma mi sa tanto di no. No, è aperto questo qui. Passiamo soprattutto al letame. Levatevi, grazie. Ok, non l'ho messo nella migliore posizione, aspettate. Basta che vengo qua, apro e salgo su qui. Spero, no, non riesce a girare. Allora, non so perché, ma la parte dietro penso che dovrebbe venire un po' più indietro ancora, però vabbè. Spero ci sia letame a sufficienza, perché altrimenti siamo veramente nella cacca. Allora, lascio aperto gli altri qui perché voglio vedere quanto. In teoria tiene 32.000 litri questo rimorchio. Ecco, una cosa che non mi piace è che quando scaricate, non so se magari un bug, mi esce il particle del frumento, dell'orzo, quando scaricate il letame. Una cosa che veramente non mi piace. Vabbè, teniamo visuale delle CSZ, che è anche questa è una buona visuale. Ok. Spero che le mod del 15 vengano portate nel 17. A quanto pare, da quel che ho sentito, è stato fatto appunto un miglioramento nella conversione delle mod, quindi ci vorrà molto meno tempo. E da un lato è un punto in favore se il modder magari vuole, ha intenzione di convertirle, ma dall'altra è un punto anche a sfavore, perché tutte le persone che vogliono convertire una mod dopo possono convertirla e magari anche condividerla con tutti, e tutto ciò per i modder non è che sia la miglior cosa nella vita. Ok, penso che questo qui dovrebbe essere l'ultimo carico. Tra l'altro c'era questa mucca qua alla mia destra che l'ho schiacciata in una maniera assurda. Ok, dai. Dai, che questa marca qui di, se non mi sbaglio, dovrebbe esserci anche nel 17 questa marca qui, Farmtech. No, è il Metaltech, vabbè, non mi ricordo. L'ultimo. Quanto cavolo ce ne sta ancora? Vabbè, devo salire sul mezzo per saperlo. Ah, ok. Vabbè, siamo pieni, 23.000 litri. 24.000, scusate. Ed ora si va nel campo. Allora, al campo andiamo in quello che avevo trinciato tempo fa. Cioè, guardate che bestione, mamma mia. Sì, appunto qua secondo me poteva venire ancora un po' più verso di noi, però vabbè. È il DLC comunque. E se non mi sbaglio, scusate, era uscito una versione pubblica qualche giorno, una settimana fa circa. Anche se secondo me DLC, renderli pubblici è un po' una cavolata, perché per rispetto di coloro che li comprano non mi sembrerebbe neanche tanto giusto. Ok, dai che riesco. No, ci siamo impiantati. Ok. E si va nel, aspettate, di qua al campo. No, non è di qua. Aspettate, forse qui se giro a destra dovrei riuscire ancora ad arrivarci. Sì, esatto. Non è la strada proprio giusta, però è una strada, dai. Ok. Perché in teoria qua è per entrare in questo campo, invece noi dobbiamo andare nell'altro. Comunque fa nulla. Allora, io direi di andare. Sì, è veramente molto zoomata come visuale. Andiamo di qua. Facciamo un paio di giri.
E finché c'è letame, perché dopo se lo finiamo non possiamo più fare nulla. Comunque, sinceramente questo rimorchio l'ho usato veramente ben poco. Da quanto tempo ho il DLC non l'ho praticamente mai usato. No, beh, il DLC ce l'ho da un annetto o due. No, un anno. Vabbè, un annetto o due. Però non l'ho quasi mai utilizzato. Almeno questo. Il spandilettame, perché poi ci sarebbe il carro per il trinciato, quello l'ho utilizzato, però questo qui no, mai. Allora, se dovessi finire il liquame, vengo qui e metto un po' di liquame anche intanto. Cosa ho detto prima? Letame? Boh, non mi ricordo, mi sa che ho detto ancora due volte liquame. Comunque vabbè. Sto facendo un po' la cavolo, però vediamo un po' se mi va in automatico. No. Perché io devo fare come al solito una screen. Beh, questo trattore qui ci sta veramente molto bene. È un po' un problema per la zavorra che mi dispiace. Devo arretrare perché, come sapete, ci sono i numeri a sinistra e quindi tengo via molto spazio. Ok, finché ce n'è, noi andiamo avanti. Sì, dovrei spostarmi leggermente. Ok, è già pieno. La strada giusta sarebbe stata questa da fare. Adesso dovremmo riuscire a fare un altro viaggio. Quindi a sto punto io devo girare a destra, se non mi sbaglio. Esatto. E poi subito a sinistra e siamo in farm. Ok. Purtroppo sta serie qui non è che l'abbia sia diventata una serie molto bella. Cioè, nel senso che è stata un po' ripetitiva, però è l'ultima serie. Dopo aver fatto serie Bjornholm, serie NG e poi questa, vabbè, era quasi logico. Comunque vi ringrazio lo stesso se mi avete seguito. Vabbè, andiamo di qua. Facciamo, penso sarà l'ultima manovra in retro che faccio prima dell'uscita del nuovo farming, eh. Aspettate, non è un rallado, quindi dovrei farcela ad occhi chiusi. Ok, scusate. Sì. Bella manovra. Vero che con i rimorchi così riesco anche abbastanza bene. Facendo all'interno. Come cavoli si accendono le luci? Ok. Vediamo un po'. Sì, devo. Se faccio così lui va in là ed è giusto. Siamo fuori. Dai, no, non male, dai. C'era di meglio. Poi dopo questa mossa che ho fatto adesso, ok. Scendiamo e saliamo a bordo della JCB. Dov'è? Eccola qua. Cavoli, l'ho centrata in pieno. Ah, qui vabbè, è vuoto. Mi sa tanto che non riesco neanche a riempirlo me per metà, quindi sarà un bel problema. Ah, ecco, ieri, questi giorni uscirà, penso, solo un video al giorno, perché ho quasi intenzione di fare così anche con l'uscita. Vabbè, all'inizio, appena uscirà nuovo farming, lì vi porterò due video al giorno di farming. Però sto, beh, se riesco, ovviamente, è da vedere tutto questo. Però ora vi porterò solo un video al giorno, se riesco due, però proprio se riesco, perché sono veramente poco al PC e quindi non riesco a fare molto. Ma poi ogni tanto c'è gente che mi scrive, ecco, sui profili, sul profilo privato e quello pubblico, diciamo.
Va bene, se non vi rispondo subito, il semplice fatto è che io... No, cavoli, ok. Lascio principalmente aperto il profilo di Facebook, ecco, anche la pagina, mentre magari sono via e in quel mentre aperto Facebook, io sto caricando, cioè, si sta caricando il video su YouTube e appunto così quando torno è già tutto a posto. E quindi non vi rispondo, può essere che sia per quel motivo. Perché succede veramente molte volte. Io quando ricevo messaggi che sono in giro, a meno che non ho niente da fare, non sto lì a guardarli. Oppure può darsi anche che li guardi, però non rispondo subito, perché ho altro a cui pensare. Ok, era soltanto per spiegarvi i vari motivi. Perché sono anch'io una persona come voi, cioè ho le mie cose che faccio, i miei impegni e tutto quanto. Ok. Dai, forse un carico riesco ancora a farlo. Poi volevo dirvi, dai, questo video non diventa troppo lungo, ve lo prometto. Oggi uscirà questo video che è sabato, mentre domani uscirà, se riesco, un episodio della serie Made in Italy. E poi dopo l'ultimo episodio, ovvero l'episodio 50, uscirà il 24, ovvero lunedì 24. Lunedì, cioè tra 2 giorni. Come ho detto, ogni 2 giorni avrei portato sta serie. Ma a sto punto vediamo se... Oh cavolo, un'altra mucca. Se vado a letamare perché... A spargere il letame perché... Ah, ok. Mi aspettavo ci fosse un po' meno letame, invece no. Ora saliamo a bordo del nostro bestione. Vi ricordo che da martedì... Non so se uscirà martedì, penso in giornata, quindi magari entro sera uscirà un video. Può essere. Però... L'avremo a disposizione il Fend 930. 9. Ok, dai, andiamo. Andiamo i fari. No, cavolo, ne ho un sacco questo di fari se non mi sbaglio. Tutti spenti, sì. I campi lì che avevo trebbiato, cioè che sono da trebbiare, mi sa che non li trebbierò mai più perché. Non dico che sono stufo di portare questa serie, però vedo che non vi piace moltissimo. Cioè, è meno seguita e preferisco portarvi la serie Made in Italy. Però ora avevo necessità di finire questa serie. Quindi ho fatto un po' di episodi in più. Ok, siamo arrivati in campo. Adesso direi che gli do una passata. O neanche, no, vabbè, una passata gliela diamo. Ok. Adesso torniamo indietro, cioè andiamo avanti. Ancora questa visuale, me la confondo un sacco di volte. E riprendiamo da qua. In teoria se da me va in questi, cioè almeno si letama in inverno più o meno quel periodo lì, periodo invernale, e essendo i prati veramente in piedi, cioè non proprio in piedi, però ci sono delle belle pendenze, e se ripassi sul letame in salita sei bello che fregato e torni giù perché scivoli un casino. Poi qui gela molto il terreno e non parliamone. Vabbè dai, direi di terminare. Io ragazzi, spero come sempre che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo di lasciare un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo, non so se più tardi, ma penso domani, principalmente con un nuovo video, ovvero la serie Made in Italy. Ciao a tutti, Doretti, e al prossimo video.